Salve Lox ragazzi e bentornati su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94 e siamo ritornati finalmente dopo un po' alla carriera allenatore su FIFA 14. Come ben vi ricordate, l'ultimo episodio è finito con la partita con la Roma, stravinta, o meglio, vinta da noi 3-0, con poi un recupero di due gol appunto della Roma, quindi 3-2, è finita. E come già vi avevo detto in passato, sarei andato un pochino avanti, vincendo la partita col Verona 2-1, è stata una bella partita ed eravamo fuori casa. Uguale col Genova, però è finita 2-2. L'unica cosa che un po' mi dispiace che qui è stato espulso, diciamo anche un po' ingiustamente, Rosales, e quindi che salterà la partita che invece oggi andremo a vedere con la Juventus. Dopo questa partita ci sarà il calciomercato, una fase comunque che piace sia molto di più sia a me che anche a voi, spero. Quindi come sempre vi invito a consigliarmi i prossimi acquisti. Ho letto un commento che mi consiglia di prendere Ronaldinho e semmai un pensierino ce lo fo perché è a parametro zero, quindi semmai per l'anno prossimo un paio di stagioni alla grande ancora li può fare. Non ci perdiamo in chiacchiere, però, come faccio di solito, vi faccio vedere subito la formazione che andrà a sfidare la Juventus. Che sarà Consigli, D'Ambrosio, che l'ho messo sulla destra al posto di Rosales, Lucchini, Canini al posto di Eves, Stanco, Del Grosso, Cigarini, Conè, che è salito di 1, Carmona, Morales, Menez e Bonaventura, un 80 davvero in grande forma. E che altro dirvi? Mi sono arrivati un paio di email. Una mi ha proposto una proposta di incarico del Galles, che però ho rifiutato, e la seconda che mi diceva che avrei potuto perdere facilmente questi giocatori che stanno il cui contratto sta scadendo. Yepes, l'unico che vorrei tenere ancora per un anno fortemente, sta pensando al ritiro. Contini ha 33 anni, un 67, quindi lo lascio svincolare, sinceramente non ho proprio interesse a tenerlo. Cappelli ha 27 anni ed è un 69 e gli ho offerto un contratto a ribasso di 5.000 euro a settimana. Spero che accetti, se no sti cazzi, noi puntiamo a meglio, a giocatori migliori. E Molina, che è l'unico giovane, 21 anni, anche se non è questo fenomeno, gli ho offerto 4.000 euro a settimana e spero che possa accettare e vedere poi se cresce e diventa più forte. Detto questo, andiamo subito alla partita contro la Juventus. Mi sono anche dimenticato di dirvi che questa è una partita molto molto importante, perché stiamo a pari punti, 34 e 34, e il quinto e il quarto posto, e quindi è una partita davvero molto molto importante. Inizia la partita con la Juve che attacca, c'è Isla che la passa subito a Llorente, Tevesito, di nuovo per Llorente, Tevez ancora che attacca, Lichtsteiner, ecco. Canini, subito che tiene il possesso palla, Bonaventura, tutto il controllo qui, c'è Caceres, Lichtsteiner sulla destra. Davvero una partita molto importante per noi questa, potremmo iniziare a mettere i puntini sulle i per un posto in Europa. Speriamo che vada bene, però è una partita molto molto difficile, anche se stiamo in casa, giocare con la Juventus è sempre molto difficile. Intanto c'è ancora Isla che alpa palla, ma c'è anche un ottimo Carmona per Jeremy Menez. Il contropiede dell'Atalanta, bella la palla di Bonaventura per Jeremy Menez. Jeremy cerca di driblare Barzagli, ma in grande difficoltà. La palla esce fuori, addirittura è della Juve. Lichtsteiner la passa a Pogba, c'è anche il Bonaventura che cerca di tornare in difesa per aiutare i compagni. Vidal, Asamoah ancora, Asamoah, Lucchini molto bene qui, D'Ambrosio, c'è Conè, Maxi Morales, di nuovo per Conè ancora, l'Atalanta che attacca, Conè col fisico, commette fallo purtroppo, e la palla ancora alla Juventus. Chiellini
abbattere. Diciamo che abbiamo iniziato a giocare molto bene, ancora nessun pericolo per entrambe le squadre. È molto, molto buono questo, insomma. La Samoa sulla sinistra. La Samoa. La passa Isla, ancora la Juve che attacca. C'è Cigarini. La Samoa che la passa a Tevez, che col destro salva. Sontuoso Canini, salva il risultato. Ma ancora la Juve, palla al piede. C'è Isla che la passa a Pogba. Ancora fallo dell'Atalanta. Una posizione molto molto pericolosa, soprattutto perché la Juve ha Pirlo, ma Tevez sceglie di passarla a Llorente, che fa un bel gol. Un'azione molto furba, diciamo, della Juventus, che batte subito, e Llorente da solo, credo anche col piede debole, mette la palla nel sacco. Ma l'Atalanta ovviamente non ci sta, e Maxi Morales ora ad attaccare. Morales si fa tutto il campo. Morales, un mostro, tenta il destro, salva qui molto bene, credo, Barzagli. Ottima azione veramente. Cigarini, la cross al centro, brutto qui il cross, il calcio d'angolo. E l'Atalanta non si deve però dar per persa, insomma, non deve scoraggiarsi. C'è D'Ambrosio che la passa a Maxi Morales. Ancora Chiellini, di nuovo per Vidal. Gioca ora passaggi, ovviamente la Juve potrà anche più difendersi meglio, ma ora sta attaccando e c'è Asamoah. La nostra difesa molto scoperta, c'è Tevez e per fortuna non mette il gol del 2-0, che poteva davvero stenderci, ecco. Del Grosso ora per Bonaventura. Bonaventura la passa a Carmona, scivola anche Bonaventura. C'è Coné, la palla per Coné. Coné vuole il numero, lo trova. Coné ancora cerca di accentrarsi, un grande Isla, ma c'è ancora Carmona. Coné che corre, Coné tenta il sinistro e palo gol. Grandissima azione di Coné. L'ho detto che stava crescendo anche bene, e subito si mostra un buon centrocampista, soprattutto per il futuro, un ottimo centrocampista. Stavo dicendo campione, ma mi sembra un po' esagerato. È bravissimo qui a correre, bello il passaggio di Carmona, un sinistro delizioso, palo gol, 1-1. E adesso la partita, le danze si riaprono, e speriamo che possiamo fare ancora meglio. Un pareggio, soprattutto contro la Juventus, ci farebbe comodo, sarebbe molto prezioso. Però una vittoria non ci farebbe schifo, ma cosa che ci farebbe schifo? Una sconfitta. Lichtsteiner qui stupendo, il dribbling su Del Grosso, ma c'è un ottimo Canini oggi che chiude molto bene. E intanto ora riattacca l'Atalanta con Del Grosso sulla fascia sinistra. Del Grosso sulla fascia sinistra, tenta il passaggio per Carmona. Carmona molto bravo qui. Che succede? Cosa succede? Non ho capito bene che cosa è successo. Era scivolato semplicemente. Boh. Comunque andiamo avanti con Pogba che passa a Lichtsteiner. Ma c'è un ottimo Del Grosso qui a chiudere. C'è Carmona anche. La passa al Ciga, al Cigarini. Di nuovo per Bonaventura. Del Grosso la passa a Menez. Menez si accentra tutta la posizione, non ci riesce a passarla di nuovo a Del Grosso, ma ancora palla a lui, vuole lo spazio per il tiro del... Menez, sta dicendo Del Grosso, Menez, Buffon, qui para molto bene. Davvero ottima portiere, ottima difesa della Juve. Oggi sono un po' dislessico, sto parlando una chiavica, ma comunque... Chiavica in italiano significa schifezza, comunque Del Grosso. Del Grosso ancora numero, Del Grosso sta giocando molto bene, non fa rimpiangere Rosales, destro, ma ancora Buffon a parare, a difendere il risultato. Atalanta che dopo l'1-1 si sta comportando molto bene, sta attaccando molto di più della Juventus. Una ottima partita per l'Atalanta, mi piace come sta giocando, e volevo vedere anche il possesso palla, diciamo molto uguale. 47 per noi, 53 per la Juve. Carmona ancora, l'Atalanta che però non ci sta. Allora Carmona sulla fascia destra, viene però fermato da Tevesito. Barzagli, ancora Carmona, pressing dell'Atalanta.
Buonaventura, c'è Tevezito, però sbaglia il passaggio qui, allora l'Atalanta ne approfitta, c'è Lucchini. Certo, questa pioggia non aiuta i giocatori, anzi, del grosso. C'è Isla ancora. Llorente la passa, dribbling, non la passa nessuno. Llorente, ancora un'ottima difesa dell'Atalanta che all'ultimo c'è sempre, chiude alla grande, c'è Koné. Ora l'Atalanta che attacca, Koné per Carmona, Bonaventura sulla sinistra, Bonaventura cerca di farsi tutta la fascia, cross al centro, purtroppo però non c'era nessuno, nemmeno Menez. Sto pensando di fare entrare Mark Livaja, che una prima punta come lui potrebbe risolverci la situazione. Intanto Carmona, credo, un po' fallosamente ferma Pogba. Ancora Carmona. Carmona scatta sulla sinistra, cerca il cross al centro, bruttissimo qui il cross. Spero che sia stato deviato, perché sennò davvero un cross pessimo. No, semplicemente ha fatto un cross di cacca. E vabbè, succede anche questo. Buffon la spara in alto e in avanti. C'è ancora il Ciga che però non sta dando il meglio. Però Carmona fa un'ottima chiusura. Pogba, Isla cerca di accentrarsi, nessuno gli va contro. Cigarini, dai, sveglia Tevez. E qui, bravo, per fortuna Cigarini a chiudere su Tevez. Ma ancora Pepe. Ancora Pepe, c'è il tiro di Vidal. Canini, che succede? Mani, vabbè, qui Pirlo, anzi no, Tevez, la batte molto male, ma c'è anche Barzagli, per fortuna la difesa dell'Atalanta copre, e c'è qui Morales, che potrebbe fare una magia. Morales, si dribbla tutta la difesa. Davvero grande corsa, ma c'è qui Vidal, ovviamente Morales col fiatone, però cerca comunque il cross al centro, brutto il cross, ovviamente senza più fiato, però calcio d'angolo con il Ciga, sto battendo davvero male questi calci d'angolo, però fortuna qui Carmona col destro, fermato molto bene dalla Juventus, dalla difesa juventina. Ancora Canini, cerca Lucchini cerca un passaggio molto soft per Menez sulla sinistra, cerca il cross, c'è Lucchini al centro. Minchia, oggi non azzeccano manco un cross. Credo sia un momento di cambi e non so chi mettere, se non Mark Livaja, che mi aveva anche chiesto di giocare. Infatti uscirà Bonaventura ed entrerà lui. E forse voglio far giocare anche un po' Cialoba, sperando che possa fare bene. Anche se Koné, devo dire che ha giocato un buon primo tempo. D'Ambrosio facendo anche gol poi. Lucchini, brutto lo stop qui del difensore, che dovrebbe anche tornare per non rischiare un contropiede alla Juve. C'è qui un ottimo Carmona, che in fase difensiva si sta comportando abbastanza bene. Allora Carmona ancora cerca la corsa, come sempre non c'è nessuno in mezzo. E io crosso alla cazzo. C'è Morales che fa uno stop indegno e la palla esce fuori. Vabbè, diciamo che le squadre non sono molto, cioè in attacco non ci sono molti giocatori, anche perché ho messo difensiva. Però con la Juventus, se non ci copriamo, rischiamo tanto. Però quindi torna all'equilibrata, sperando, visto che stiamo giocando bene, potremmo puntare a un 2-1. Però c'è Vidal qui, l'attacco della Juve, ma ancora un ottimo Cigarini. Qui Cialoba si fa subito vedere, Mark Livaja, però Morales preferisce Cialoba. Livaja vuole il numero, però trova Menez. Qui ottimo ancora la difesa della Juve, ottimo Barzagli, volevo dire anche Pogba, dribbling, c'è Tevesito, Pogba, Isla che non so in che ruolo sta giocando, sembra quasi centrocampista centrale. Pogba passa a Pepe, ancora il pressing dell'Atalanta, la Juve chiusa a centrocampo, bravo qui Cigarini credo, però
La Juve riprende palla, anzi l'Atalanta commette fallo purtroppo. Dobbiamo stare attenti, molto furbi, diciamo, la squadra Juventus. Prima ha fatto un gol battendo subito al calcio di punizione. Intanto Vidal, Menez su Vidal. Isla. Cicarini cerca ancora di chiudere. Pogba molto bravo a farsi prendere palla. Intanto ancora il contropiede. C'è Mark Livaja. Passaggio un po' al rallentatore. C'è Jeremy la passa di nuovo per Maxi Morales. Maxi Morales col destro. Buffon fa una parata assurda. Ottima la parata qui di Buffon. Sarebbe stata davvero una bella azione, però cross al centro, c'è Canini. Canini non riesce a metterla dentro. Maxi Morales col destro. Ancora chiusura della Juve. Canini ancora. La passa a Lucchini. Ancora per D'Ambrosio. D'Ambrosio vuole un numero. Ancora D'Ambrosio. Canini cerca di passare in mezzo per Menez. Menez col destro. Porca miseria. Scusate, Morales poi tenta il destro. Spero che credo sia calcio d'angolo. Stiamo giocando davvero molto bene. No, non è calcio d'angolo. È anche il 90esimo. Davvero un'ottima partita per l'Atalanta. Morales a chiudere qui, però stiamo attenti un po' al momentum che è il 90esimo. Cialoba sulla Samoa. Isla. Di nuovo per la Samoa. Morales cerca, anche se è abbastanza stanco. Palla per noi, spero. Meno male. Maxi Morales. L'Atalanta che sta dominando quasi la Juventus. Sono molto contento della prestazione. Ancora palla per Del Grosso. Credo l'ultimo attacco qui della partita. C'è Mark Livaja che ha fatto ben poco, però qui potrebbe niente. Potrebbe nulla. Potrebbe perdere palla, appunto. Isla. Ancora Livaja, però, per fortuna ritorna. Ma per fortuna finisce anche la partita 1-1. Un risultato molto importante per questa squadra che punta, come già abbiamo detto, fin dall'inizio all'Europa League. Ecco, dopo la prossima puntata, come già vi ho detto, sarà sul calciomercato. Quindi molto bella e molto importante per cercare di rafforzare ancora di più la squadra. E che dirvi, come sempre vi invito a mettere mi piace, a commentare, a condividere, anche per far sapere agli altri che a breve rinizierà il calciomercato, almeno qui ovviamente su questa serie. E vi invito ovviamente a iscrivervi se non siete iscritti, come sempre, e iscrivervi anche, mi raccomando, alla pagina Facebook. Quindi, come sempre, un saluto da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi!